Oh, mi dispiace molto. No, no, capisco che è successo 10 anni fa, però... 58? Mi segni 58? 58, sì, capisco. No, 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 va benissimo, d'accordo. Allora, va bene così. A più tardi. Oggi viene una nuova allieva a far ripetizione. Sarà durissima. Perché ha 58 anni? No, perché è caduta da cavallo 10 anni fa, 58 centimetri, alla larghezza della sua sedia a rotelle. Io non ho mai avuto a che fare con un disabile, no? Come si fa? Cioè, voglio dire, non so, non mi sono mai misurata con uno di loro. E pensi di farlo col metro? No, devo misurare la porta dell'ascensore. Se è meno di 58 centimetri, siamo nei guai. Oh, che c'è? Ascensore. Che ha? No. Tesoro, l'ascensore l'hanno riparato. E poi io qui all'ingresso ho tolto tutte le piante, quelle col vaso grande. Bravo, anch'io il portombrello l'ho tolto. Che scema. E questo non può stare qui, scusami. Ciao, ma. Ciao, bello. Ciao. Ci hanno rubato di nuovo lo zerbino. No, no, l'ho tolto io. È che oggi viene una mia nuova allieva, Anna. Ah, e non può pulirsi i piedi? Hai quasi centrato la questione. È in sedia a rotelle. Ah. Grazie per l'iniezione di fiducia. Senti, amore, cosa faccio? Secondo te mi faccio trovare qui già seduta, così magari lei si sente più a suo agio, no? Ma che stai di tesoro? Ma quando veniva a ripetizioni qui quel ragazzo con la gamba tutta ingessata, tu hai sentito l'urgenza di ingessarti pure te? No, no, hai ragione, che stupida. Che sono tesa senza motivo. Brava, lo vedi, sei un genio, hai centrato il problema. Senza motivo, calmati, rilassati. Sì. Quella è una ragazza come tutte le altre. Purtroppo è stata, come dire, molto sfortunata. E che fa? Tu gli vuoi ricordare ogni minuto la sua sfortuna? No. Allora, calma, andrà tutto senti, bene. Però quando arriva, resti qui con noi così qualche minuto, giusto all'inizio, per favore. Lei? Sì. L'onorevole. Ciò che ha noleggiato il monovolume con tutta la famiglia che devono partire, tesoro, ci devo stare io perché non si sa mai con l'onorevole. Oh, è in bocca al lupo, eh? Sì? Aspetta. Oddio, forse un po' altino. Che ne dice se mi metto là? Ah, su, certo, come no. Ce la facciamo, eh? No, non si preoccupi, non si preoccupi, l'ho fatto tante volte. Sono la sua prima studentessa su ruote, vero? Sì. Sembra una di quelle mogli quando aiutano i mariti a parcheggiare. Magari mio marito si facesse aiutare, almeno non parcheggerebbe dove non dovrebbe. Eccoci, bene. Allora, io per l'esame avevo pensato di portare una tesina sul Pascoli. Che ne pensa? Certo, hai il libro qui? Ah, prendo io. Ah, ecco, sì. Quindi possiamo prendere una poesia? Sì. Io sto per iniziare. Ecco questa, per esempio. No, anche no, anche non questa, anche un'altra. Ma perché no? Mi spiega perché la cavallina storna, no? No, niente, no, perché... Non voglio pensare che lei l'abbia scartata perché, guarda caso, sono finita là sopra proprio cadendo da cavallo. No, ma scherziamo, ma no, non, assolutamente, io adoro i cavalli, sono sempre andata a cavallo, cioè, non ci vado quasi più, non... Franco, lei è Anna. Piacere, Anna. Piacere mio. Come mai sei già a casa? Così, ci ho ripensato, eccomi qua. Oh, noi abbiamo finito, stiamo solo aspettando che arrivi a prendere il suo ragazzo. Ah, c'è pure il ragazzo? Sì, c'è il ragazzo, e guardi, mi è corso dietro un bel po', eh. Vi siete proprio trovati voi due? No, niente. No, ma no, nel senso, noi, cioè, io già stavo pensando solo al fatto che, voglio dire, per l'ascensore, no? Cioè, poi passare in ascensore, allora abbiamo preso pure le misure. Allora mi chiedevo, dico, ma c'è, cioè, il modello che c'è, il ragazzo tuo, su quale al tuo di carrozzeria? Oh, è arrivato. Beh, deve esserci passato. Sì, evidentemente ci avete la grandezza della carrozzeria. Dico, uguale, insomma. Vieni, vieni. Buonasera. Oh, miracolo. Qui è Franco, mio marito. Silvana, piacere. Ciao. Come è andata? Bene, benissimo, no? Fa grandi progressi. Sono una ragazza in gamba. Beh, devo dire che l'ho trovata un po' disabile.
La prossima volta faccio finta che sto sempre seduta, perché sono una persona molto, molto pigra. Va bene. A proposito, quando facciamo? Facciamo lunedì? Magari verso il tardo pomeriggio, così fa meno caldo. Lo dice per lei o per me? Ok, facciamo alle 2:30 sotto il sole a picco. Ciao Anna. Ciao. Ciao Gabriele. Signora, salendo ho visto una macchina scura parcheggiata sul marciapiede, sa? Con Anna facciamo un po' di fatica a uscire. Oh, che macchina? Ha uno stemma con scritta autonoleggio, giri qualcosa. Franco!